Eccoci in compagnia di Alessandro Bastoni. Ale, intanto ti chiedo, sei molto giovane ma fai un'analisi sempre perfetta delle partite. Che cosa è mancato questa sera davvero? Ma allora, noi siamo venuti qua a Lecce sapendo che era una partita difficile, uno stadio difficile, su un campo difficile. Sicuramente abbiamo fatto fatica a imporre il nostro ritmo, il nostro gioco che ci contraddistingue, e dispiace sempre lasciare i punti per strada. Tu sei subentrato, sei entrato dalla panchina. Quando sei entrato in campo hai dato magari qualche accorgimento, magari la visuale anche dalla panchina ti faceva vedere una partita che non si stava mettendo proprio come volevate? Sì, no, sicuramente c'erano spazi che facevamo fatica a coprire. Il fatto di essere mancino mi dà una mano perché mi fa mettere il corpo in una determinata maniera. E ripeto, abbiamo fatto tutto bene, peccato il gol preso e i due punti lasciati. Esatto, perché avete tirato tantissimo in porta. Tu hai fatto anche il primo gol con la maglia dell'Inter e il secondo in realtà in Serie A. Ti chiedo che emozioni comunque si provano, no? Per fare gol con la maglia della propria squadra. Ma sicuramente l'emozione è incredibile. Ripeto, è bellissimo far gol, però la cosa importante alla quale puntiamo tutti sono i tre punti. Non sono arrivati, dobbiamo lavorare. Ora, partita per partita, si guarda ovviamente già la prossima contro il Cagliari, che avete già battuto comunque da poco. Sì, assolutamente. Sappiamo che ogni partita è 6, il Cagliari non sarà quello venuto in Coppa Italia, avrà con un atteggiamento decisamente più combattivo e speriamo di vincere. Grazie. Grazie a voi. Siamo qui con Stefan De Vrij, ti chiedo, c'è più rabbia, più delusione, insomma, qual è il sentimento che campeggia in te nella squadra per una vittoria sfumata, forse anche per una non ottimale gestione del vantaggio, Stefan? Sì, ovviamente c'è tanta delusione per i punti persi, volevamo la vittoria, l'abbiamo cercato, purtroppo non ci siamo riusciti, loro hanno difeso bene. È peccato che non, quando andiamo in vantaggio che non siamo riusciti a tenere il vantaggio e hanno pareggiato alla fine. Vi aspettavate anche un Lecce così trasformista, perché si è messo a specchio, poi a 4, insomma ha cambiato anche modulo nel corso della partita proprio perché l'Inter spingeva tanto, avete fatto tantissimi tiri in porta, però alla fine un gol solo. Sì, aspettavamo questa partita, soprattutto quando abbiamo visto la loro formazione anche che avevano cambiato il modulo, più difensivo. E come si è visto durante la partita che si sono messi dietro sperando di ripartire, di gestire, di stare là a difendere bene. Abbiamo per esempio crossato tantissimo ma non siamo riusciti a diventare più pericolosi. Ciao Stefan, credo sia frustrante per un difensore, avendo fatto anche io il difensore, quello di giocare una partita come quella di oggi, nella quale praticamente la squadra avversaria non vi ha mai messo in difficoltà, perché abbiamo guardato la tua hit, ma hai giocato praticamente nella metà campo avversaria, altissimo. Avete concesso veramente poco, credo che al di là di tutto sia stato un episodio che ha condizionato la gara e una disattenzione forse nel riposizionarsi nel momento in cui loro hanno crossato, però di partite così nel girone di ritorno ce ne potranno essere tante, perché è chiaro che come Lecce troverete tante squadre che toglieranno spazio e profondità perché si chiuderanno all'interno della loro area di rigore, quindi più velocemente possibile dovrete trovare una soluzione anche a questo tipo di gara, credo. Sì, abbiamo giocato quasi sempre sul loro metà campo. Per noi difensori poi è importante organizzare le preventive che non possono ripartire, che ogni volta che buttano via palloni ci siamo noi per intercettare. Siamo stati bravi un paio di volte che sono ripartiti all'inizio una volta e poi al gol. E tutto il resto della partita abbiamo giocato sul loro metà campo più o meno cercando di segnare. Poi forse dobbiamo alzare il ritmo di giocare ancora più veloce per creare ancora più confusione per gli avversari.